Sei perfetta. Sei perfetta perché sai sbagliare bene. E non hai paura di buttarti, di spaccarti il muso. Non hai paura di rialzarti, di pulirti dal sangue, guardarti in giro, rassicurare chi ti guarda. E fare con le spalle col verso di chi si è fatta niente. Sei perfetta non perché non fai errori, ma perché ne fai tantissimi. Perché ci provi sempre, ci riprovi ancora e non molli mai. Testa dura, cuore morbido. Sei perfetta perché riconosci le tue cazzate. E sai chiedere scusa guardando negli occhi. Non ti nascondi dietro un messaggio, tu esci fuori all'improvviso come i petali del girasole. E ti fai trovare sotto casa e consegni a domicilio le tue scuse. Sei perfetta. Perfetta non significa impeccabile. Perfetta significa perfetta. Significa che ci hai provato così tante volte ad essere affetti, a pezzi, distrutta, disintegrata. Che ci hai provato così tanto che ora da stupidi mollare. Sei perfetta. Sei perfetta perché tutte le persone che anche per un secondo ti passano accanto si ritrovano all'improvviso con la voglia matta di lottare per i propri sogni. Questa la dedico a tutte noi, a tutte le donne che oggi continuano con forza a dire io ce la posso fare. Conclusione di quello che è il documento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea rispetto alla, al regolamento, alla direttiva 2022-868. Il presente regolamento dovrebbe lasciare Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati regolamenti e vengono elencati una serie di regolamenti anche in questo caso. Il primo tra questi regolamenti è proprio la 679 del 2016. Continua con la 1725 del 2018 e poi la 58 del 2002 e poi ancora la 680 del 2016 e le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche qualora i dati personali e non personali di una serie di dati siano indissolubilmente legati. In particolare il presente regolamento non dovrebbe intendersi come creazione di una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali per nessuna delle attività regolamentate, né come modifica di requisiti in materia di informazione stabiliti nel regolamento 679 del 2016. In sostanza che cosa viene chiarito? Che la 679 del 2016 deve essere al di sopra di qualunque regolamento, successivo o precedente. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o del diritto nazionale, adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali dovrebbe, non deve, dovrebbe prevalere, dovrebbe essere possibile consolidare le autorità per la protezione dei dati, autorità competenti ai sensi del presente regolamento. Qualora altre autorità fungano da autorità competenti ai sensi del presente regolamento, esse dovrebbero agire in senza pregiudicare i poteri di controllo e le competenze delle autorità per la protezione dei dati ai sensi del regolamento 679 del 2016. In sostanza, non vuol dire nient'altro che anche le autorità devono sottostare a quel tipo di regolamento.
L'azione a livello dell'Unione è necessaria per aumentare la fiducia nella condivisione dei dati, istituendo adeguati meccanismi che garantiscano il controllo da parte degli interessati e dei titolari dei dati sui dati che li riguardano e al fine di affrontare altri ostacoli al buon funzionamento di un'economia competitiva basata sui dati. Io in questo periodo ho cerchiato quei termini che mi fanno rabbrividire, come fiducia, meccanismi, garantiscono, controllano, interessati e titolari. E poi mi sono chiesta, ma gli interessati non dovrebbero essere gli stessi titolari dei dati? Eh no, effettivamente gli interessati nel momento in cui lasciano i dati non sono più proprietari degli stessi. E quindi la titolarità passa a colui che ha acquisito quei dati. Tale azione non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni negli accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione, sia mai che si pensasse che gli accordi vengono messi in secondo piano. Tutto, purché gli accordi siano primari. Un quadro di governance a livello dell'Unione dovrebbe avere l'obiettivo di creare fiducia tra gli individui e le imprese, stabilendo adeguati meccanismi per gli interessati affinché conoscano ed esercitino fattivamente i propri diritti, nonché per quanto riguarda il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti dagli enti pubblici, la fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi, di intermediazione dei dati agli interessati, virgola, ai titolari e agli utenti dei dati. Vanno a distinguersi in tre reparti: gli interessati prima, i titolari dopo e gli utenti successivamente, dove gli interessati sono i cittadini, che rilasciati i dati diventano titolari coloro i quali ne hanno fatto acquisizione, e gli utenti sono i terzi che poi fruiscono di quei dati, chi? Le altre aziende, gli altri enti e altre entità. Nonché la raccolta e il trattamento dei dati messi a disposizione ai fini altruistici. Ci mancherebbe altro, non dimentichiamo questo principio. Da persone fisiche e giuridiche. In particolare una maggiore trasparenza per quanto riguarda le finalità dell'utilizzo dei dati e le condizioni in cui i dati sono conservati dalle imprese può contribuire ad aumentare la fiducia. L'idea che i dati generati o raccolti da enti pubblici o altre entità a carico dei bilanci pubblici debbano apportare benefici alla società è da tempo parte integrante delle politiche dell'Unione. Chiaro? Vado direttamente al punto dove gli enti pubblici rendano facilmente disponibile per l'utilizzo e il riutilizzo una quota maggiore dei dati che producono. Allora, ragioniamo su questo concetto. I dati vengono rilasciati dall'interessato e quindi i dati riguardo all'identificazione, i dati riguardo a che cosa gli piace, i dati riguardo alle proprie abitudini, i dati riguardano quanto guadagnano, cosa fanno, no? I dati Istat, ad esempio.
Ora mi chiedo come può esserci una quota maggiore dei dati prodotta dall'ente pubblico. Io una mia idea ce l'ho, però vorrei sentire poi successivamente voi. Vado direttamente al punto. A causa della sensibilità di... un attimo, perso il... A causa della sensibilità di tali dati, prima che essi siano messi a disposizione, si devono soddisfare alcuni requisiti procedurali, tecnici e giuridici al fine, se non altro, di garantire il rispetto dei diritti di terzi sui dati in questione o di limitare l'effetto negativo sui diritti fondamentali, sul principio di non discriminazione e sulla protezione dei dati. L'adempimento di tali requisiti risulta abitualmente molto dispendioso in termini di tempo e richiede un livello molto elevato di conoscenze. Ciò ha determinato un utilizzo insufficiente di tali dati, per quanto alcuni Stati membri stiano istituendo strutture, procedure o adottando norme per agevolare tale tipo di riutilizzo. Ciò non accade in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'utilizzo dei dati per la ricerca, chiaro? Sperimentazione. Per la ricerca e l'innovazione europee, da parte di soggetti pubblici e privati, sono necessarie condizioni chiare per l'accesso a tali dati e il loro utilizzo in tutta l'Unione. In sostanza, tutto il bombardamento comunicativo e informatico affinché sia ormai legge e deve essere così, non è nient'altro che la risposta a quella pressione che l'Unione sta facendo agli Stati membri, tipo l'Italia, che sono in ritardo. Si conclude così questo ulteriore atto. Apertura microfoni! Piano piano, ora l'aiuto anch'io. Terrete aperti tutti, così siete liberi di intervenire quando e come volete, senza accavallarvi. Non mi permette di fare domande inerenti all'argomento. Non ho capito, Ricca, che detto? Com'è? Mi senti? No, ho detto che siccome sono arrivato tardi, non so l'argomento, quindi non mi permetto di fare domande, tutto qui. Giusto per rompere il silenzio, insomma. Allora, te ne faccio io una che era inerente a quello che abbiamo letto, e cioè la conclusione di questo regolamento europeo. Come potrebbe essere possibile un aumento di dati, quindi una quota maggiore di dati che un ente pubblico può dare in virtù dei dati rilasciati dall'interessato, quale interessato a essere il cittadino, quindi colui che lascia i suoi dati. Come può essere possibile che l'ente pubblico produce maggiore quota di dati rispetto a quelli che l'interessato rilascia? Secondo me è il solito discorso di dare i dati ai terzi, no? Quando dai i dati ai terzi è tutta una cosa esponenziale.
Io la vedo da questo punto di vista, se no non saprei come potrebbero aumentare i dati se io do determinato quantitativo. I dati potrebbero essere magari la patente, man mano che prendi le multe, man mano che prendi altre cose in giro, si associano alla stessa digitale e da lì fanno la somma di uno più uno. Esatto. Dare maggiore quote di dati rispetto a quelli in entrata non è nient'altro che tutto quello che può essere riversato su quel interessato. Quindi entra con un tot di dati e tutto ciò che riguarda successivamente quell'interessato aumenta quella quota dello stesso. E quindi le sanzioni e quindi gli eventuali provvedimenti o procedure giuridiche, penali, sanzionatorie, civili e così via. Introdurranno dei punti come in Cina e quindi. Ciao a tutti, posso dire la mia? Perché comunque ho vissuto questa cosa direttamente in comune. Come dicevo qualche tempo fa, e mi sembrava molto strano che alla richiesta di un bisogno impellente che esulava da centinaia di domande che noi dovevamo fare, c'era l'obbligo di chiedere le cose più assurde, non più assurde, che poi indubbiamente erano inerenti di quella persona, ma magari quella persona ci chiamava perché aveva bisogno dell'ambulanza, della polizia o di qualunque altra cosa, e noi dovevamo chiedere il piano, dove mangia, che non mangia, che gusti alimentari ha. Che tipo di, quante volte vai al supermercato, che tipo di cose fai, le finestre dove vai, se ti piace il sole, la luna, se ti piace essere bionda, truccarti o non truccarti. Cioè, non lo dico tanto per dire, ma avevamo un questionario incredibile, infatti io lì non ero a conoscenza di tutte queste cose, ma mi dibattevo con loro, dicevo, ma perché dobbiamo fare tutte queste domande? Zitta, tu non dire niente e pensa a fare il tuo lavoro. Ora capisco come stavi dicendo, perché per avere più dati, indubbiamente, di quella stessa persona, ci vogliono più elementi e quindi la fai rientrare in mille altre categorie, su tanti dati personali che indubbiamente e anche abitudini personali, qualunque cosa, e così i dati di quella persona si aumentano. Sostanzialmente si parte dai dati primari, cioè nome, cognome, indirizzo, magari anche, che ne so, nazionalità, e poi si arriva all'assurdo di quante volte vai al bagno, o cosa mangi, o come ti vesti, a cosa pensi, a cosa non pensi, se hai fede, se non hai fede, cioè se si arriva veramente al fatto che vorrebbero entrarci nel cervello e nelle ossa, sti qui. Però non possono farlo, allora devono obbligarci a farlo, a donare, a consegnare noi questi elementi che magari neanche sappiamo noi di avere dentro. Quindi ha anche molto senso quello che dice Roberta quando era imbarazzata a chiedere a che piano abiti, che mangi. Mi verrebbe di ma che cazzo te ne frega a me che cosa mangio oggi? Manco lo sai che mangio oggi, vuoi che te lo venga a dire a te? Però loro potrebbero anche volerlo perché comunque sono dati anche commerciali volendo. Come vediamo, quando noi chiamiamo, non so, all'Enel o per un problema di una bolletta o qualunque altro ente, prima di
darci la risposta che è quella fondamentale, ci fanno passare tutto un protocollo lunghissimo. Io a volte mi altero e dico, ma scusi, ma mi dica direttamente la risposta. No, invece loro ti devono chiedere, 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 e solo all'ultimo ti danno la risposta che ti dice, ah no, guardi, non è l'ufficio competente, deve richiamare in un altro ufficio. Però intanto ti hanno tenuto mezz'ora chiedendoti di tutto. Questo avviene già da tempo. Figuriamoci, in comune c'è anche questo libro cartaceo dove a computer noi mettevamo tutti i dati da loro richiesti. Poi con questo quadernone cartaceo, proprio per la forza della scrittura manuale, che loro comunque sanno qualcosa, scrivevano tutte le cose più importanti e quel libro era ben chiuso negli archivi e solo i funzionari potevano andare a toccarlo. Vorrei ricordare a tutti che quando lessi la 679 del 2016, l'elemento che più mi aveva sconvolto era proprio il riferimento alle scelte sessuali, alla conoscenza e l'induzione delle eventuali scelte sessuali. Quindi per arrivare ad un'intimità così personale vuol dire che dietro ci sarebbe stato un lavoro molto, molto importante. Beh, ma quello lì mi sa anche di gioco di ricatto, cioè che sai quanto vuol dire, quanto possono essere ricattabili certe persone quando viene a sapere che hanno delle perversioni o dei tradimenti o delle pensieri sconci. Quello è veramente quella premeditazione di ti userò quest'arma teorica per distruggerti la vita se non fai come dico io. È potentissima come arma, eh? Questo mi dispiace, io entro di nuovo a parlare perché mi tocca proprio vivamente. Quando io vinsi questa situazione, quando ottenni questa situazione con il comune, io passai 6 mesi, se non 8 mesi, di, non so, avete presente quei film degli alieni che vengono messi nella sala operatoria e vengono con tutti gli psichiatri, psicologi? Io ero l'unica, sono stata la prima persona nel mio genere che ha lavorato in questa situazione. Piangevo, non so, ero esaurita in quella cosa, dicevo, ma perché mi fate questo? Camilla, eri Roberta, perché per mettere una persona come lei noi dobbiamo sapere tutto. Mi hanno fatto fare delle sedute psicologiche di lungo tempo, e non riuscivano mai a capire, tutto incentrato sulla sessualità, se eri nata, se ti ci sentivi neri e come non neri, tutte cose che esulavano logicamente dal fatto di, cioè, io capivo che poteva essere una cosa diversa, ma loro dicevano, ma devi capire che facciamo tutta questa cosa perché sei l'unica persona in tutta la pubblica amministrazione che si affaccia direttamente con il comune, rappresenta il comune, rappresenta la politica, cioè una cosa aberrante, aberrante. Dopo 6 mesi di tutte ste pappardelle che chissà che cosa non hanno stillato su di me, mi hanno fatta direttamente andare al lavoro lì, ma me ne hanno fatte passare di ogni cosa, di una vergogna, cioè imbarazzantissima. Sono stata l'unica persona ad aver avuto questo trattamento perché ero l'unica poi a fare questa cosa, e vabbè, è andata. Io volevo portare l'esperienza dei paesini, diciamo, in cui magari organizzano delle camminate o insomma ludico, motorie, così, però per l'iscrizione ti chiedono di fare l'iscrizione attraverso il QR code, ma cioè, uno non sa cosa c'è veramente dietro il QR code, anche perché recentemente abbiamo visto che possono anche falsificare, possono letteralmente rubare i dati, e è un altro mondo, almeno per quanto mi riguarda sono nell'ignoranza totale di quelle cose lì, quindi sono dei circuiti, chissà dove portano i dati, è come il dark web, cioè, quindi è la stessa roba anche lì, con i dati tu non sai, entri in un sito, sì, chi me lo dice che non... Cioè il semplice webcam che anche se è spento o non è spento riescono a vederti, ci siamo alla follia.
quindi i dati ci sono, è semplice, Google sa tutto di te, quindi oltre a promuovere prodotti che possono interessarti, ma veramente sa tutto. Poi ci sono anche dei macchinari che ho sentito che sanno tutto di tutti, non voglio entrare lì, ma comunque quando tu dai il tuo consenso è bene che ciascuno di noi legga, si informi, faccia le domande e trovi anche delle modalità per, tra virgolette, pararsi il sedere, ecco. Ti ringrazio tantissimo perché è un altro elemento importantissimo. Il QR code è stato l'iniziazione, se vogliamo, di quella condizione di digitalizzazione diffusa. Si è partito con la lettura del semplice menu al ristorante e senza pensare a quello che c'è dietro. Quindi grazie di averlo sottolineato perché spesso si pensa che avere l'app sul telefonino non sia poi così un problema. Attraverso le app fanno una miriade di pubblicità, che tu voglia o non voglia, per quello che tutta la cosa è esponenziale. Posso chiedere a Roberto, ma tu lavori ancora in amministrazione? No, assolutamente no. Da quando è arrivato il Covid io ho avuto 16 contratti con il comune, che è una cosa illegale, perché dopo il terzo contratto dovresti entrare direttamente con il contratto a tempo indeterminato, però loro cambiavano nome al comune in ogni modo, cambiavano talmente tanti giri, mi promettevano sempre dicendo Roberta, per una come lei però deve tenere duro, non deve fare malattia neanche un giorno, deve fare questo, quello, quell'altro, poi col Covid e soprattutto anche hanno capito, perché poi in 4 anni io ho tirato fuori, anche se non conoscevo Valentina, però il sentore ce l'ho avuto sempre che puzzavano troppo, perché erano troppo sfacciate queste cose, e allora facevo notare delle cose così e avevo delle liti fortissime con loro. Niente, il regalo è stato che mi hanno lasciato a casa e mi hanno regalato questo regalato l'ingresso in questo appartamento, in questa casa comunale che io avevo già fatto la domanda, dove comunque diciamo è stato un po' particolare la cosa, un po' come se mi stanno facendo pagare quello che io non avrei dovuto dire, perché poi ho detto le cose davanti a tutti, anche se in modo che non conoscevo le leggi e tutto quanto, ma erano palesi che certe cose erano incredibili, cioè non andavano proprio bene. No, non lavoro più, niente, poi da lì reddito di cittadinanza, poi finito anche quello, perché prima l'ASPI, poi reddito di cittadinanza, pochissimi lavoretti, perché comunque la situazione qua è veramente abbastanza importante in questo palazzo, però niente, va tutto sempre bene perché io sono anche una fenice e quindi nasco e rinasco dalle mie ceneri sempre più forte e non ci voglio avere più a che fare. Avevo vinto un altro concorso, dovevo fare, sono arrivata, non so se vi ricordate quei concorsi per il tribunale che si fecero sulla Rai, fecero vedere tutte queste file alle 5 di mattina, tutte queste file di persone sotto la neve qui a Milano per questi concorsi. Sono arrivata su 5.300esima e niente, però poi non sono andata più avanti in questa storia, perché poi ho capito bene che non ci volevo e non ci voglio avere nulla a che fare, quindi non ho più fatto bandi e niente. E loro hanno dichiarato, comunque piccola cosa, in 4 anni la NASPI, loro hanno dichiarato solo 6 mesi di lavoro, quindi mi sono presa così, e nella Camera di Commercio qui del Lavoro qui a Milano c'è un ufficio proprio dove mi dicevano
Guardi, è un uso comune del comune, proprio della pubblica amministrazione, fare queste cose. Quindi se lei vuole, deve fare un'avvertenza tramite qui, tramite lì, tutto quanto e via. 4 anni di lavoro dalla mattina alla sera, loro ne hanno dichiarati 6 mesi. Comunque, niente. Meglio così. Capito anche il comune com'è bello fuori legge, eh? Capito quanti scheletri nell'armadio anche i comuni? Quanto ci sarebbe da fare? Se non ci sono interventi, ci salutiamo. Io devo fare una... Ok. Posso? Scusate se in mezzo al traffico sulla spalla. Volevo chiedere se tu avevi già fatto un discorso in merito alla decadenza dei reati, ai reati che vanno in prescrizione. Cioè, mi ricordo che avevi fatto un discorso, però niente, avrei bisogno che me lo riaccennassi. Volevo sapere se per una colide certi reati comunque vanno in prescrizione o comunque cambia la... un modo di vedere la cosa rispetto al cittadino italiano. Grazie. Allora, intanto dobbiamo partire dal concetto di che cos'è la prescrizione. Siamo tutti consci di che cos'è una prescrizione e quindi un reato prescritto? Io no. Ne. Sembra che tu abbia il sorriso in bocca, eh? Cioè... Cos'è che dico? Hai il sorriso in bocca quando noi non... diciamo che non sappiamo, sei lì tutta no, pronta. No, 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 sorridevo perché ho per caso il vocabolario e quindi partiamo proprio dalla base. No, io ho il sorriso quando ho il vocabolario con me, mi porterei il vocabolario ovunque. Quindi... La glossari. Bellissimo. E poi me ne porterei 4, 5, 6, no? Perché poi c'è quello del 30, del 60, del 70, quindi sarebbe interessante. In una delle immersioni di studio che stavamo facendo a Follonica, ognuno portava il suo vocabolario, quello più vecchio che aveva. Ed era interessantissimo perché poi di ogni termine leggevamo le varie letture dei vari anni e anche lì era straordinario, bellissimo. Allora, vado con la prescrizione. Prescrizione e cosa cerchereste voi? Vediamo, partiamo un po' da mentre io lo trovo. Cosa cerchereste? Prescrizione e basta? Decadenza. Poi? Basta? La prescrizione fa venire in mente scritto prima, una cosa scritta prima, prescritta. Quindi cosa cerchereste in più? Potrebbe essere una specie di... Sì, una specie di... Ciao! Io non mi ricordo manco che avete cominciato, sto in cucina, ma non mi pare mai nessun segnale, quindi mi sempre perdo i pezzi, poi li ricollego, li riunisco, vabbè. Senti, no, prescrizione si può anche collegare, secondo me, a un discorso un po' diverso, cioè ti faccio fare una certa cosa, ma ti prescrivo degli obblighi o degli oneri prima che, cioè, così lo sai prima, insomma, ecco. Li utilizziamo, diciamo, quando abbiamo dei permessi su delle istanze, noi per esempio al lavoro.
Allora, vi faccio subito, immediatamente, in base a queste considerazioni che avete fatto, un reato può essere prescritto? Non so se sbaglio, no. Però, ma forse dico una sciocchezza, che venga in qualche modo liberato dal peso della dico una sciocchezza, vero? Non lo so, mi sembra qualcosa. Vabbè, prescrizione d'accordo, vuol dire prescrizione. Parlate, non vi preoccupate, non c'è nessun esame da superare, quindi voi parlate, quello che sentite, ditelo. Non vi preoccupate. Nel penale esiste anche la prescrizione medica. Allora, un attimo, non vi accavalate, per favore. C'era Luisella che stava concludendo, poi c'era Loredana che aveva perso, poi c'era Luca e poi Stefano. Quindi, vai Luisella. Allora, è una sensazione però, è come dire sono andati in prescrizione, vuol dire che non sono più validi, che non sono più, come dire, da osservare o comunque non sono più punibili, non so. Valentina, ciao, sono Laura. Laura, scusami un attimo, c'era prima Loredana, ti chiedo di aspettare. C'era Loredana, poi c'era Luca, poi Stefano e poi te, ok? Vai Loredana. Vale, no, io ho risposto solamente alla tua domanda. Secondo te un reato va in prescrizione, può essere prescritto? Secondo me no, ho solo risposto il no. Grazie. Vai Luca. No, niente, io stavo pensando alla prescrizione medica, ma penso che siamo lontani, per cui potrebbero essere due significati completamente differenti, anche se poi sembra anche un po' strano che la stessa parola possa indicare due versioni completamente differenti. Non in questo momento non ho la possibilità di usare il dizionario, altrimenti avrei dato una sbirciata, però prescrivere, come diceva prima Roberta. È giustissimo quello che stai dicendo adesso, e cioè è molto strano, ecco perché io sono voluta partire come sempre dalla base, ed è giusta la considerazione per logica, è molto strano che uno stesso termine che così di logica, di input, sembra dica qualcos'altro, possa essere associato alla decadenza di un reato. Quindi giustissimo quello che hai valutato. Giustissimo che tu abbia associato il prescrivere prescrizione con la prescrizione medica, ad esempio. Vai Stefano? Sì, quello della prescrizione mi avete anticipato, nel senso che anch'io non vedevo il nesso, anche se come prescrizione di un reato, io credo che i penali non possano essere prescritti. Vai Laura. Ciao Valentina, allora ti volevo dire, a me mi viene in mente, ciao, ti seguo da un po', insomma, però non ho mai parlato, è la prima volta. E, ecco, da questa volta ora parla sempre, mi raccomando. Ah, va bene. Ok. Mi fa venire in mente antecedente, e comunque secondo me non può essere prescritto, perché un reato non è che tu lo compi prima e allora loro lo scrivono. Sbaglio? Ok, grazie. Complimenti comunque. Grazie Laura. Sei una grande, sei. Sì. Grazie, ma non sono nessuno, ricordate? No, no, va bene. Sì. No, va bene. No, sei qualcuno. No. Grazie. Allora, partiamo. Prescritto. Parto da prescritto. Che è oggetto di prescrizione, stabilito,
obbligatorio. Vado a prescrizione. Atto. Effetto del prescrivere. Norma. Disposizione di legge. Estinzione di un diritto. Che non venga esercitato entro il termine prescritto dalla legge. È chiaro a tutti che cosa vuol dire reato prescritto? Che cosa hanno voluto intendere con reato andato in prescrizione? Questo silenzio aspetta, in pratica mi sembra di capire che se i cittadini non danno il consenso, questo tentativo attraverso i vari decreti decade. Perché non ha avuto il consenso dei cittadini e quindi quel decreto è andato in prescrizione. No, allora non vi allontanate da quello che hanno voluto far credere, a quello che hanno instillato nella consuetudine. Rimanete sul concetto di reato prescritto, rimanete sul concetto un reato va in prescrizione, rimanete su questo concetto. Ritorno a dire prescritto e prescrizione. Fermi là. Prescritto, che è, quindi in questo caso il reato, no? Che è oggetto di prescrizione, stabilito. Un reato stabilito. Attenzione, seguite bene. Reato prescritto. Un reato stabilito. Un reato che è oggetto di prescrizione. Prescrizione. Stabilito. Prescrizione. Atto. Effetto del prescrivere. Norma. Disposizione di legge. Estinzione di un diritto. Che non venga esercitato entro il termine prescritto dalla legge. Un reato andato in prescrizione vuol dire che è stato stabilito che il reato è commesso, ma non avendo esercitato il diritto di difesa e quindi non avendo stabilito che non eri colpevole, il reato è come se fosse stato commesso. Valentina, non ci crede. Vai. Scusami. No, vai tu, finisci. No, volevo solo dire, c'ero arrivata. Stranamente c'ero arrivata, solo questo. Non hai esercitato i tuoi diritti, quindi hai dato adito al fatto di aver commesso il reato. Non so come, ma c'era andata. Scusa. Perché in realtà... No, che scusa, non mi devi chiedere scusa. È bellissimo, perché in realtà è proprio il contrario. Un reato non può essere prescritto, un reato non può andare in prescrizione. Un reato è sentenziato. Si definisce reato quando è stato sentenziato. Quindi un reato prescritto vuol dire che è già stato stabilito, che è un reato. Non va a decadere.
il reato prescritto non permette più di esercitare nessun diritto. Cioè è una conferma del reato. Adesso rimane la domanda, perché hanno utilizzato questo termine? E adesso ve la rifaccio io la domanda, perché hanno utilizzato questo termine al contrario? Perché siamo ignoranti. No. Come? Sarà per tenerci al guinzaglio, nel senso che comunque è un reato che in realtà è stato commesso e quindi c'è la parvenza che magari uno non debba più scontare nulla, ma in realtà non è così. Ci siamo quasi, come quando dico io alle mie sorelle, quando siamo in studio, ci stai girando intorno ma non hai colpito l'obiettivo. Con l'idea che abbiamo della prescrizione, che quindi il reato è andato in prescrizione, non ci difendiamo più e quindi perdiamo il diritto di difenderci e diventiamo colpevoli. E tutto ciò aggiungo, appunto, tutto ciò, posso Vale? Tutto ciò sicuramente suggerito da un avvocato. È ovvio. Come se lasciassi una macchia. Lascia una macchia. Non dimenticate che siamo schedati. Non dimenticate che con la richiesta dell'identità, cioè di chi siamo, all'ente governativo, che sia il comune, che sia il Ministero dei Trasporti, che sia Tizio, Caio e Sempronio, a qualcun altro, noi chiediamo di essere schedati. E a maggior ragione con l'impronta digitale lasciata sul documento ultimo, noi abbiamo confermato di essere soggetti pericolosi e quindi a nostra insaputa. Nel momento in cui c'è un reato che va in prescrizione, va a confermare quella macchia, quella fedina sporca sul soggetto e quindi ancora di più è un soggetto pericoloso. Mettici poi che non paga un bollo, mettici poi che non paga l'assicurazione, mettici poi che non paga la multa e senza che se ne accorga un giorno gli tiri via la macchina da sotto casa. Oppure un giorno mentre sta circolando liberamente sul territorio italico ti ritrovi qualche volante che ti ferma davanti e ti dice: lei non ha pagato il bollo, con il dispositivo ultimo che da lontano riconosce sulla targa tutto ciò che riguarda su quel mezzo e c'è il fermo amministrativo. Abbattuta ogni volta che diamo quel dato lì, è come se urlassimo: sono colpevole, sono colpevole, sono colpevole. E te, tutto tratto, ti viene da dire: ma stai zitto perché non lo sei? Ma se, sono colpevole, sono colpevole. È come un'abitudine, no? A me sembra che due visioni dello stato dell'essere umano sulla terra a questo punto coincidano perfettamente, perché in pratica è la stessa, tutto quello che hai detto è la spiegazione giuridica, diciamo legislativa, del motivo per cui quando nasciamo insomma noi diventiamo figure giuridiche, no, aspetta, finzioni giuridiche, finzioni, però fermo,
No, fammi dire, d'accordo, ma voglio dire che, d'accordo, perfetto, ok, ci sono, finalmente è una spiegazione giuridica ed è, come dire, tutto ben ingranato, tutto ben, ma gli effetti dell'immagine, della sensazione, del valore dell'essere umano, alla fine diventa lo stesso, perché che si stia dentro il corpo giuridico o che si stia anche in altre racconti, definizioni, è sempre così, noi diventiamo dei colpevoli, insomma, diventiamo incapaci di intendere e di volere. No, Luisa, mi prego, non portate questa confusione, perché non mi piace, io amo la chiarezza e non la confusione. Va bene, perché dobbiamo rimanere dentro la spiegazione. No, perfetto, è perfetto. Allora, ritorniamo indietro. Va bene. Chiude un attimo il microfono. Allora, ritorniamo indietro. Noi nasciamo e per grazia di quel Signore e di Dio che ci vuole su questa terra, noi nasciamo liberi, liberi, perché nasciamo senza legami, nemmeno con chi ci partorisce. Perché? Perché ha il diritto di abbandonarci. Chiaro? Non ha il dovere di tenerci. È chiaro? Noi non siamo legati a niente, a nessuno, nemmeno quando nasciamo. Noi nasciamo e siamo nell'opportunità o di essere accompagnati o di rimanere nella custodia di qualcuno. Nel momento in cui siamo accompagnati, giuridicamente dovremmo essere nella dichiarazione di genitorialità di colui che sceglie di accompagnarci. Che non è mica per forza chi ci ha partorito, Giuridicamente, se non viene prodotta la dichiarazione di genitorialità, noi siamo nella custodia. Punto. Nella custodia dell'assistente sociale perché siamo stati abbandonati, nella custodia di un giudice perché siamo stati abbandonati, nella custodia di un poliziotto perché ci vuol tenere, nella custodia di colei che ci ha partorito e di colui che si accompagna di fatto o di scrittura fatta da terzi, chiesa o comune, chiaro? E la Costituzione non prevede questo, prevede una scrittura privata. Quindi o sono in custodia di qualcuno che si riconosce come custode di quando io nasco. Nel momento in cui io per la legge sono in grado di intendere e di volere, ho capacità giuridica, e cioè a 11 anni, nel momento in cui scelgo di mantenere quel documento identificativo che qualcun altro, del quale ha custodia di me, mi ha fornito, io nella mia capacità giuridica scelgo di appartenere a qualcosa e quindi confermo quella nazionalità.
fino ad allora io non sono di nessuno, non sono di niente e di nessuno, non appartengo a niente e a nessuno, perché non ho capacità giuridica, ho capacità fisica giuridica, cioè in quanto persona, in quanto cittadino, in quanto colui che nasce, ho diritti. Capacità fisica giuridica, che diventa capacità giuridica fisica quando ho autonomamente la capacità di intendere e di volere, giuridicamente, per la legge. Spero che si sia chiarita tutta questa condizione, una volta e per sempre, perché staccavolò, cavolò, di finzione giuridica mi dovete fare la cortesia in questo canale di non portare, e nemmeno alla mia persona, perché io sti racconti di finzioni giuridiche, di tutta sta roba qui, non accompagno niente, perché non esiste per me sta roba. Finzione giuridica non esiste, è un altro racconto che qualcuno ha creato perché è funzionale ad altri racconti. Chiaro? L'ho detto che era un altro racconto, infatti. Grazie, grazie mille comunque. Valentina, cani su ne fesse. Per grazia del Signore noi nasciamo, e proprio in virtù di quella capacità fisica, proprio perché nasciamo abbiamo i diritti, proprio per quel motivo, perché se noi nascessimo privi di capacità giuridica, se noi nascessimo privi di persona, di cittadino, di forma giuridica, e fossimo una finzione, e quante cose avrebbero prodotto, quante cose in più avrebbero prodotto, e invece se ne sono visti bene di fare tutto quello che avrebbero potuto fare, proprio in virtù di quei diritti. Poi sono i nostri genitori che in non conoscenza hanno ulteriormente gravato su quei bambini. Sono i nostri genitori che in virtù della non conoscenza hanno appesantito quei bambini e quindi li hanno non accompagnati ma trascinati in quella crescita. Volevo chiedere, è un vantaggio per questo governo commerciale il fatto che un reato vada in prescrizione? Ci sono dei vantaggi di monetizzazione? Sono venuta questa curiosità qui. Allora, no teoricamente, sì praticamente. Perché? No teoricamente in virtù del fatto che una volta che è stato reso colpevole non ci sono vantaggi economici ma quanto giuridici, perché a quel punto è perseguibile. Seguibile. Per tutto. Attenzione ai microfoni per cortesia. Rosella, Carmen. E ora vi viene riaperto il microfono, però state attenti all'apertura automatica.
Teoricamente no, non ci sono vantaggi. Praticamente sì, perché? Perché quella persona non può più difendersi da sola. E quindi deve mettere in campo tutto quella condizione, quel progetto di figure di accompagnamento, l'avvocato, il notaio, il giudice di pace, il giudice del lavoro, il medico sportivo, il medico del lavoro, tutte quelle figure che devono parlare per lui. Tutti gli attori in campo per creare questa finzione e quindi guadagnarci sopra, no? È un teatrino comunque, sempre lì. Allora, hai usato la parola finzione, non dovevi farlo. Ho notato, ma ho cercato di arrampicarmi sullo specchio. Lui è molto furbo, capito? Lui è molto furbo. Allora, che lo vogliate considerare un teatro, io posso anche accompagnarvi in questa. Beh, gli addetti ai lavori lo fanno continuamente, quindi no, è un dato fermi, di fatto. No, fermi. Allora, vi stavo dando un dato di fatto tangibile. Il fatto che voi lo vogliate accostare o considerare un teatro, io posso anche accompagnare questa considerazione e addirittura essere favorevole in questo momento. Perché? Perché in primis l'amministrazione governativa, l'ordinamento della Repubblica, quella condizione di progetto parla nelle sue carte di regia, attori, interessatori, scene. Vi vorrei ricordare che la sottoscritta fece lettura del rientro a scuola e in quel rientro a scuola, oltre agosto 2021, oltre a specificare tutte quelle figure un po' losche che poi si sono chiarite successivamente, oltre che specificare quelli che erano gli obiettivi degli istituti scolastici, e cioè dell'implementazione della vaccinazione in istituto, si misero in scena le possibili condizioni di un'emergenza. Furono denominati proprio scenari possibili. Tant'è vero che io ci feci delle battute, no? Che siamo? Al cinema o siamo a teatro? Quindi, sì, posso accompagnare quella forma che in primis loro hanno rivisto con terminologie come scenario, attori, scene, regia, però attenzione perché se sono io il primo ad avallare quel tipo di terminologia e poi non posso nemmeno additare che non è costituzionale, perché vorrei ricordarvi che la Costituzione e la legge sulla pubblica sicurezza non porta mica questi termini qua, Quindi sono delle terminologie delle legislazioni successive? Sì! Quindi alla sottoscritta che porta avanti la legge e non glielo mettete mica nella testa che questi termini possono essere utilizzati visto che loro li utilizzano. Perché non mi permetto mica di scendere alla pari, E va bene la convivenza, e va bene la stessa lingua, e va bene gli stessi concetti,
ma mica mi posso mettere al pari con la scemità, perché non so se vi ricordate, il detto dice che quando ti metti al pari di un ignorante e di un imbecille, ti batte. Chiaro? Quindi non scenderò mai a quei livelli là, perché io porto avanti un'altra roba. Valentina, scusami, ti posso fare una domanda? Ma quando nella Costituzione praticamente ci sono quelle citazioni in cui si dice salvo casi previsti dalla legge, cioè chiaramente sta facendo riferimento a un qualcosa che poi verrà scritto a parte dalla Costituzione, o mi sbaglio? Come ho già premesso proprio in merito a questo particolare, dipende da dove lo state leggendo. Ci sono degli articoli che fanno riferimento alla possibilità della legislazione successiva. Ci sono degli articoli che intendono la legge precedente, e cioè il regio decreto e la pubblica sicurezza. Ciao Valentina, mi senti? Sì, ciao Carmen, vai vai. Me l'ha dato sempre in mente, arrivo dopo quando è ora. Allora, volevo sapere chi è stato assolto in pieno, nel senso che quella rimane un segno? Come nella prescrizione, uno che è stato assolto in pieni, non so come si dice, come cosa ci rimane il cosa nero, come si dice, il punto nero, non so come si chiama, come lo chiami tu. La fedina penale. Prego? La fedina penale. La fedina penale, Arrivo, Carmen? Sì. Perché parto prima dalla base e poi arriviamo al concetto. Chiudi il microfono però, Carmen, altrimenti sento tutto quello che fa a casa tua. Carmen? Sì, dimmi. Chiudi il microfono per cortesia adesso, perché non ascolto tutto quello che c'è in casa tua. Grazie. Allora, parto prima dalla base e poi arriviamo al punto. Quindi, secondo voi, la base che cos'è che sto facendo? Silenzio. Stai aprendo il libro Legge Pubblica Sicurezza. C'è chi ha assolto? Il capolario. Esatto. Assolto, di assolvere, quando è passata la marmitta vado avanti, sciogliere da un impegno, liberare da un obbligo morale, prosciogliere da un'accusa con una sentenza, concedere l'assoluzione dei peccati, portare a compimento, adempiere. Come può essere assolto e quindi pulito colui che ha comunque proceduto in un processo non costituzionale? Riparto. Come può essere assolto e quindi sciolto, pulito, colui che si era impegnato? Perché sto dicendo questo? Perché colui che è partito non era in grado di intendere di volere,
Infatti, per lui ha parlato qualcun altro. Infatti, il processo era in regime monocratico e non secondo la Repubblica Democratica. Quindi, come può essere assolto colui che non è all'interno di un processo democratico e in diritto di difesa? Colui che è assolto è solo perché ha sciolto un obbligo, ma era obbligato però, non è pulito, era obbligato, è soltanto stato sciolto dall'obbligo. È chiaro, Carmen? Sono stata... Sì, ho capito. Vuol dire che c'ho la fedina penale, c'è. Nel senso che ho avuto un processo, ho capito che io sono... Beh, come facevo diversamente? Quando ti accusano di una cosa che va in processo. Allora, non sono Valentina io. Magari. Allora... Non è che qui dobbiamo disquisire su quello che si poteva fare e non si è fatto. Noi oggi siamo qui per comprendere, capire e da qui in poi, no, agire nella conoscenza e nella consapevolezza. Quindi è inutile che andiamo a dire, ma io come facevo? È andata. Cioè, nel senso, ora stiamo capendo quello che è stato, quindi va bene così. Ok. No, per quell'altra cosa devo mettere d'accordo qualche familiare, capito? Ti ricordi che ho telefonato, ho parlato al telefono? Male, Carmen, perché ricevo diverse telefonate al giorno e quindi... No, ma io ho telefonato che dopo hai detto che devo venire là. Lo dico a tutti quelli che hanno bisogno di me, sì. E vorrebbero... che gli risolvessi il problema al telefono. No, perché no, questo non lo pretendo perché non si potrà neanche. Devo mettere d'accordo una parte della mia famiglia, perché sai, c'è uno che pensa in un modo, l'altro pensa in un altro. Perciò ti penso sempre e ti seguo quando posso. Purtroppo ho subito delle cose nella mia vita ingiuste, fin dall'inizio ingiuste, perché se ti racconto la mia storia, non lo so, ne avrai sentite tante, però purtroppo non si può tornare indietro. Comunque sei bravissima, spieghi benissimo, t'ho vista anche la... Ma infatti, Carmen, non bisogna tornare indietro. Sì. Dobbiamo andare avanti, non dobbiamo avanti, tornare indietro. Sì. Ok? L'ho ben capito. Brava. Grazie mille, comunque. A te, Carmen. Grazie. Valentina, buonasera. Ciao cara. Chi è che stabilisce la qualità del processo monocratico e del processo democratico? Cioè, ci sono degli elementi che concorrono alla diversificazione? Grazie, vi ascolto. Il soggetto è colui che stabilisce che tipo di processo vuole. È quello che ho fatto io sin dall'inizio. Questa è un'ulteriore difficoltà che loro stanno avendo, perché io ho chiarito che tutti i processi che sono applicati sono in sistema monocratico e non democratico. E quindi, avendolo sottolineato, io pretendo che venga scritto che il mio processo sarà in sistema democratico. Quindi è il soggetto. E se uno venisse chiamato in causa, può tranquillamente rispondere anche così. Giusto? Assolutamente sì.
è o no un rapporto di forza alla fine dei giochi? Aspetta, Luca, aiutami. In che senso? Chiariscimi meglio. Guarda, io premetto che ho grande ammirazione di quello che stai facendo, lo sai benissimo, altrimenti non starei qui a seguirti alle 8:30 di sera alla guida di un autobus, con persone a bordo tra l'altro. Non dovrei farlo, scusami, quindi, però ci tengo a seguire queste dinamiche. Però io mi chiedo da tempo... Non lo dire Luca, che se ti sente qualcuno! Va bene. Lo sto facendo in sicurezza, anche se sembra strano, ma lo sto facendo in sicurezza, auricolare, vabbè, non voglio giustificarmi, però. No, no, Luca, stavo scherzando, te non hai idea di quanto. No, ma hai ragione, perché comunque, se seguiamo il codice della strada, io sono in errore. Luca, stavo scherzando perché tu non hai idea di quanti autisti qui parliamo, mi salutano, quindi va benissimo. No, io lo so, io sono per la responsabilità personale, e se io ritengo in quella condizione di essere in sicurezza, nessuno può obiettare altrimenti. Fino a la penso così. Questa è la legge, fino a quando io non mostro il contrario, e cioè non sbaglio, e nessuno può obiettare, io sono nella mia piena responsabilità. La penso esattamente così, neanche una virgola di differenza. No, niente, io stavo pensando, no, che dopo tutto ci si può confrontare all'infinito con questo sistema, con questi meccanismi, e quindi mi domando se alla fine non ci sia bisogno di una certa forza per riuscire a consolidare questo pensiero, perché altrimenti si corre il rischio che possa, diciamo, essere sminuito, fagocitato, cioè non lo so, davanti all'indifferenza altrui. Quindi ho paura che possa magari concludersi in questa maniera. E quindi il rapporto di forza credo che alla fine sia importante. Ecco che da qui il discorso di far capire alle persone l'importanza di questi valori, di questi principi, con la speranza che tantissima gente cominci a muoversi in questa direzione, perché altrimenti davanti a quel rapporto di forza vince questa maledetta consuetudine che le persone ormai hanno dentro di loro attecchito, cioè non so come spiegarlo, guarda. Luca, l'hai spiegato benissimo, sei stato chiarissimo, ed ora ho capito, assolutamente sì, mi trovi concorde. Certo che ci sarebbe bisogno di questo rapporto di forza, quella forza che ognuno di noi dovrebbe andare a integrare con l'altro, e cioè mettendosi in quella condizione di applicazione tutti. L'esempio, il famoso esempio di cui parlo. Io non devo preoccuparmi se l'altro lo fa o meno, io non devo preoccuparmi delle ripercussioni sulla mia persona, io mi devo preoccupare di fare. Quindi concordo con te, altro che, ce n'è bisogno di questo rapporto di forza, perché altrimenti sì che, essendo in pochi, verremo fagocitati? Boh, io sto cercando di fare il possibile affinché questo non accada e che quei pochi abbiano comunque lo spazio. Come sto cercando di permettere questo? Non facendo toccare la democrazia, non facendo toccare quella conversione in legge che annienterebbe la chiarezza della democrazia. Perché che noi siamo in democrazia è chiarissimo, ma in quella conversione andiamo in dittatura volontaria. Mentre ora c'è quel parallelismo
tra la dittatura volontaria e l'esercizio della democrazia, purtroppo con la conversione in legge dell'identità digitale sarebbe finita. E allora questo sto cercando di portare avanti, l'impedimento affinché ci sia quella conversione. Quindi possa accadere che Luca, non si è sentito niente perché purtroppo ti si sente malissimo. Luca, esce e rientra per piacere. Ok, gli è arrivato il messaggio. Vediamo se rientra subito. C'ho da fermare il pullman, allora dice a tutti, scusate, ma io in questo momento c'ho da... devo uscire e rientrare dalla chat e devo anche parlare, quindi zitti tutti sul pullman. Bellissimo. In attesa di Luca, qualcuno voleva intervenire? Abbiamo ancora pochi minuti perché purtroppo... Ma mi fa piacere ringraziare Roberta che ha portato, un'esperienza personale da dentro l'amministrazione e sul discorso di digitalizzazione. E poi stasera abbiamo confermato quanto sia importante andare all'origine del linguaggio delle parole. Perché proprio grazie a questa trasformazione linguistica che loro, i governanti, hanno operato nel tempo per abituare noi, o chi ci è cascato, a pensare in quel modo lì, perché comunque parlare significa pensare, se tu parli con quelle parole, pensi quelle parole, quello è il loro obiettivo. Se noi invece andiamo all'origine della parola, io sono quell'amante della filologia, se vi ricordate, se vai all'origine della parola e vai all'origine del significato, capisci anche il senso e dopo quei termini che vengono dopo, li capisci anche di quanto siano, non diluiti, ma corrotti. E quindi non li usi più. Quindi grazie anche stasera che abbiamo confermato quanto sia importante il non pensare certe cose e non esprimerle, ma pensare e esprimere qualcos'altro, che è un'abitudine comunque. Grazie Tommaso. Luca, sei rientrato? Riesci a parlare? Sì, purtroppo la allora ti chiedo la cortesia di riaffrontare il discorso che avevi cominciato, perché non ti si è sentito più. No, parlavo della possibilità che magari possa accadere una separazione in questa società, perché comunque non vediamo le persone pronte a, come dire, ad abbandonare tutto ciò che hanno ottenuto finora da questo modo di vivere, diciamo, costruito nel tempo. Per cui credo che nell'immediato sia improbabile, se non impossibile, che possa accadere un grande cambiamento, per cui ci vorrà moltissimo tempo, non so quanto, cioè proprio così a immaginare, a fantasticare. Però potrebbe essere che parte di questa società, magari anche piccola, possa staccarsi, vivere comunque in maniera, come dire, simbiotica con il resto della società. Però anche questo c'è un punto interrogativo, cioè come diciamo quelle popolazioni Amish in America, non so se magari sto dicendo una fesseria, che magari hanno la loro cultura, il loro modo di fare, le loro tradizioni, i loro usi e costumi, per cui mi domando se magari si possa giungere a questo, perché convivere nel senso con queste regole pensandola diversamente è un manicomio, cioè alla fine, vedete, c'è le scuole parentali, cioè bisogna prendere delle decisioni e quindi in qualche modo dissociarsi
da quella che è, diciamo, l'offerta data dal, dal sistema. Allora Luca, io concordo assolutamente con quello che hai appena detto. Non so come riusciremo, se relegandoci in una condizione fine a se stessa e quindi proprio con una creazione di realtà subordinata a quella esistente perché maggioritaria purtroppo, o se addirittura riuscissimo, che è quello che io vorrei, ecco perché 7 mesi qua, riuscissimo comunque a convivere liberamente nonostante questa scelta degli altri, di questa scia, di questa strada, di questa involuzione, perché proprio in realtà, essendo un'involuzione, si andrà a distruggere da sola. E allora io non lo so che cosa succederà, non lo so come faremo, ma di una cosa sono certa, che se questa forza che tu hai introdotto riuscisse a consolidarsi anche di quei pochi, sarà comunque possibile quella convivenza, in un modo, in un altro, non lo so, non lo so, perché qui ogni giorno è mutabile la possibilità, però sì, sento che sarà possibile, questo lo sento assolutamente. Comunque Valentina, negli occhi di tanti io leggo una sorta di speranza, cioè tantissimi non hanno il coraggio, cioè hanno perso proprio le forze, e non magari non è vero che non interessa nulla di quello che sta accadendo, però non hanno la forza, il coraggio di proporsi, di fare dei passi, di compiere delle azioni. Quella forza, quell'energia, certamente quelle cose che mi dispiace anche, cioè veramente fa tristezza tutto questo. Per cui, come si suol dire, è bello ma non balla. C'è tantissima gente che magari avrebbe voglia, no, di un cambiamento, però vuole vedere magari dei cambiamenti fatti da altri per poi seguire una scia, ecco, cioè vogliono la strada un po' spianata, per così dire. Armiamoci partite. Così è comodo. Sì, sì. Armiamoci partite. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma energeticamente quelle persone che stanno credendo questo non avranno una bella risposta della vita. Mi dispiace dirlo. Secondo me è anche proprio un discorso di rinunciare a determinate comodità, cioè anche nel periodo della pandemia io sono convinta che qualcuno è andato avanti a seguire le imposizioni perché non poteva andare al cinema, dai, diciamocelo fuori dai denti, secondo me, cioè non poteva andare al cinema, non poteva andare in palestra e questo e quello, cioè, mi dispiace dirlo, il però io penso è proprio che quello, Alessandro, il punto chiave è proprio quello, il punto, cioè la non disponibilità a accedere tutto questo, cioè allora io non lo dico per farmi bello, però io ho già rinunciato a tutto questo, cioè nel senso che sono pronto, va bene, a lasciare tutto per dei valori più alti. Io in questo momento sto vivendo all'interno di questo sistema per motivi che non sto più a spiegarvi, però io già ho fatto questa scelta nel 2021, quando iniziavo a seguire anche le vicende di Valentina, io già questa scelta l'avevo fatta, nel senso
ero disposto a lasciare tutto, però non ero assolutamente disposto a fornire il mio corpo per i loro porci comodi. Quindi avevo già fatto questa decisione, poi magari me la sono cavata con un escamotage inventata da me, va bene? Cioè, non è che ne posso andare fiero, però alla fine, se mi costringete a fare lo zingaro, faccio lo zingaro. Se mi costringete a fare il ladro, io faccio il ladro. Se mi costringete a commettere, che ne so, un omicidio, io magari da bestia che sono, commetto un omicidio. Quindi, almeno, cioè, siamo sinceri e diciamo le cose come stanno. Sono disposto ad abbandonare tutto per dei valori più nobili, cioè, nel rispetto della madre terra, della natura. Cioè, queste cose perché io le ho sempre certificate. Perché abbiamo capito che alla fine, alla lista, in cima a tutti i valori, ci sono due cose, la salute e la libertà. Quelle sono le prime cose, tutto il resto lo passa in secondo piano. E aggiungo che ci si può comunque divertire, se vogliamo buttarla sul divertimento, sullo svago, con mille altre cose diverse che non siano quei canoni ai quali siamo stati abituati. Alessandra, cioè, davanti a un focolare con una padella di castagne. Esatto, esatto. Ma se racconti queste cose ti prenderò per pazzi. E invece, guarda, è bellissimo. Io sono tornata stasera da Padova, faccio la strada dei Colli perché preferisco adesso al tramonto, in autunno, ci sono dei paesaggi stupendi, ci sono delle case di campagna e mi capita di fare i pensieri, delle fantasie, dire come sarebbe bello tutti insieme stare vicino a raccontarci tutti quanti, insomma non siamo proprio più giovanissimi, a raccontarci delle nostre cose, così appunto di fronte ad un bel piatto di castagne, come hai detto tu, e cioè cose che ti scaldano il cuore, però per certi altri non hanno valore, insomma, ecco, si attaccano ad altro. Io cucino tutti i giorni sulla stufa legna, e da 3 giorni che mangio le castagne sulla stufa legna. Allora, io purtroppo vi devo fermare, è bellissimo, e vi chiedo di mandare tutti questi messaggi nell'etere. I pensieri creano, la volontà crea, gli intenti creano, e quindi mandate questi messaggi. Non sappiamo nessuno di noi che cosa ci aspetta, se non quello che vogliamo. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te. Bellissimo anche stasera. Ci vediamo. A te, Valentina, a te sempre. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Evviva per domani, grazie, brava per domani, ciao a tutti, grazie Tommaso. Grazie per averci stupito, buonanotte Mirellina. Bacio.